io metto variabile x uguale a 10 come numero e poi scrivo if x è uguale a 10, aperta graffa, console.log è uguale a 10, chiusa graffa, else, aperta graffa, console.log non è uguale a 10, chiusa graffa. Vedete che mentre io stavo scrivendo il codice, JavaScript non l'ha interpretato, perché dopo che ho aperto la graffa e sono andato a capo, JavaScript ha capito chiaramente che quella era un costrutto, una istruzione non ancora completata. Adesso che ho completato l'if else, se premo invio, quella è un'espressione corretta JavaScript e quindi viene valutata. Quelle precedenti erano pezzi di espressione o di statement. Per cui l'invio e vede che viene prodotta questa riga, console evaluation, e là mi scrive è uguale a 10. E quindi quello che è avvenuto è if x uguale a 10, x era definito appena sopra, console log è uguale a 10, altrimenti console log non è uguale a 10. Vedete che la sintassi è sostanzialmente uguale a quella C, o anche Java. Ovviamente ho i cicli for var i uguale a 0, i minore di 10, più i, aperta graffa, console log i, chiusa graffa, e per cui ho i numeri da 0 a 9, che vengono stampati come risultato di questo ciclo. Se volete, una piccola differenza che abbiamo in questo caso è che la variabile che viene utilizzata come indice del ciclo è dichiarata direttamente qua dentro il ciclo for. Cosa che diciamo che nell'ultima versione di C è possibile fare, ma nelle versioni precedenti. Quindi, sulla sintassi dei costrutti di controllo non mi soffermo più di tanto, perché è esattamente identica a quelle che avete già visto. Le condizioni che utilizziamo nei costrutti di controllo, quindi la condizione nell'if, la condizione di loop del while e di loop del for, la condizione all'interno del while, sono tutte espressioni booleane. Se il valore che noi mettiamo dentro un if, un while, non è un valore booleano, questo viene automaticamente convertito in valore booleano. Vero o falso? La stringa vuota, lo zero, l'undefined, il null, il not a number, sono tutti equivalenti a false. Qualunque altro valore è uguale a true. Somiglia un po' a quello che avveniva in C, dove il valore zero numerico equivale a false e qualunque altro valore corrisponde a true. Qui zero, ma anche la stringa vuota oppure not a number, sono tutti equivalenti a false. Per cui se io voglio andare a verificare se una stringa è vuota, semplicemente posso utilizzare if la stringa
se è vuota, il risultato di quell'if sarà falso. Abbiamo tutti gli operatori di confronto che abbiamo già visto, quindi l'uguale, il diverso, minore, maggiore, maggiore, uguale, eccetera. Abbiamo i connettori logici, quindi il not, che è il punto esclamativo, l'and e l'or, esattamente come in C. Attenzione che l'and e l'or sono doppi e rappresentano un and logico. Questi operatori in JavaScript hanno alcune caratteristiche aggiuntive rispetto a quello che hanno, ad esempio, in C. L'operatore OR che cosa fa? Prende quello che qui ho chiamato LHS, left hand side, l'operando sinistro, e lo converte in valore booleano. Se il risultato di questa conversione è vero, allora restituisce l'operando sinistro non convertito. Se è falso, allora restituisce l'operando destro, right hand side, anche questo non convertito. Per cui io posso utilizzare l'or e l'and anche con valori che non sono booleani. Questi vengono convertiti in valori booleani, viene valutato se l'and o l'or sono verificati e viene restituito il valore non convertito. Per quanto riguarda l'and, il comportamento è analogo, prende l'operando sinistro e lo converte in valore booleano. Se è falso, lo restituisce. Se è vero, restituisce l'operando destro. Qual è la logica di tutto ciò? Iniziamo dall'or. Se il primo operando è vero, complessivamente l'or sarà vero. Non mi interessa qual è il valore del secondo operando, può essere vero o falso, ma se il primo è vero, l'or sicuramente è vero. E quindi posso restituire tranquillamente il primo valore. L'aspetto un po' strano è che viene restituito non modificato. Per quanto riguarda l'and, il discorso è analogo. Prendo il primo operando, quello sinistro, lo converto. Se è falso, non mi interessa andare a vedere l'altro operando, tanto dovevano essere tutti e due veri perché l'and fosse vero. Quindi restituisco il primo che è falso. Se invece è vero, allora vado a vedere il secondo operando. E quindi restituisce direttamente il secondo operando, che potrà essere vero oppure falso, o in realtà qualunque altro valore, tanto viene restituito non convertito. In pratica, se io faccio ad esempio stringa vuota or b, cosa succede? La stringa vuota viene convertita nel valore falso. Quindi JavaScript mi restituisce l'operando destro non convertito, quindi B. Se io scrivo A o B, A è convertito in un valore vero e quindi viene restituito direttamente. Questa caratteristica può essere utilizzata in maniera opportuna se noi vogliamo fornire un valore di default a una variabile. Cosa vuol dire? Immaginiamo di avere la nostra variabile ignota.
magari è stata dichiarata molto sopra, può essere stata letta, può arrivare come parametro di una funzione, non lo so. Ma di fatto noi non sappiamo se quella variabile ha un valore oppure no. Cosa posso fare? Io posso definire una variabile, chiamiamola x, uguale a ignota or valore di default. Se la variabile ignota non è definita, è vuota, è zero, verrà restituito il valore di default. Per cui se io faccio console.log x, viene restituito, come vedete, il valore di default. Se invece la mia variabile ignota ha un valore, l'espressione di prima, x uguale ignota o valore di default, cosa fa? Essendo ignota un valore che viene convertito in valore true, viene restituito direttamente quel valore. Quindi se io stampo a questo punto console.log, ottengo il valore. Per cui se la variabile non è definita, ho il valore alternativo di default, altrimenti ho il valore precedente della variabile. Volendo scrivere il codice che corrisponde a questo or, potremmo definirlo come una funzione di quel tipo. Funzione or che ha due parametri, a e b. Se A è falso, è uguale alla variabile, alla stringa vuota, è uguale a 0, è undefined, è nullo, allora restituisci B, altrimenti restituisci A. Per quanto riguarda l'end, il discorso è analogo. Se io faccio stringa vuota end b, il risultato sarà la stringa vuota. Se io faccio a oppure b, il risultato sarà b. Perché in un caso la stringa vuota è valutata come falsa e quindi viene restituita direttamente, nell'altro caso a viene valutato come vero e quindi il risultato dell'end corrisponde alla seconda parte. Anche qui, volendo, possiamo definire questa funzione che corrisponde a quello che fa JavaScript quando valuta un end tra due valori. Se il valore che passiamo è falso e la stringa vuota 0 è indefinito o nullo, allora restituisco direttamente A, altrimenti restituisco B. Le stringhe, rispetto a quello che avete visto ad esempio in C, sono molto più evolute, perché è possibile fare delle operazioni abbastanza complicate sulle stringhe. Qui vi riporto i metodi principali. Allora, abbiamo split che prende una stringa e restituisce un array di stringhe andando a dividere le stringhe in corrispondenza di un certo separatore. Il separatore che cosa può essere? Può essere una virgola, può essere la capo. In questo modo io posso prendere, ad esempio, una stringa che contiene il contenuto di un intero file, dividerla in corrispondenza degli a capo e ottenere un array che contiene una linea del file per ogni elemento. Charette restituisce il carattere in una certa posizione,
slice e substring restituiscono una sottostringa tra due indici ben definiti. Il carattere alla posizione B viene escluso. Index of invece mi restituisce la posizione di una sottostringa dentro una stringa principale. Per cui se ho ad esempio una variabile x che è uguale a questa è una stringa complessa, x.index of di una, mi restituisce 9, che è la posizione del carattere U all'interno della stringa principale. Le stringhe possono essere utilizzate come fossero degli oggetti e quindi posso scrivere stringa punto il metodo che voglio applicare alla stringa e poi i parametri. Se voglio estrarre una sottostringa posso ad esempio scrivere x.substring e poi metto i due indici. Ad esempio l'indice di partenza 9 e l'indice di fine 12. x.substring 9 e 12 prende i caratteri 9, 10 e 11. Il dodicesimo viene escluso. C'è anche x.substr 9,12. Che invece mi restituisce una stringa che inizia al carattere 9 ed è lunga 12 caratteri. Per cui se volessi estrarre la stessa sottostringa di prima dovrei dire 9,3. Le due funzioni sono assolutamente equivalenti, nel senso che sapendo la posizione iniziale e il numero di caratteri mi calcolo facilmente l'indice finale. Però a volte è più comodo utilizzare una piuttosto che l'altra. Perché ci sono questi duplicati? Beh, sostanzialmente perché ci sono state un certo numero di aziende che contemporaneamente stavano cercando di sviluppare la propria versione di JavaScript con substring piuttosto che substr. Lo standard cosa ha fatto? Se avesse escluso una di queste due alternative, avrebbe reso il codice scritto con quell'alternativa lì automaticamente fuori dallo standard. Cosa hanno fatto? Hanno messo tutto assieme nel calderone. Per cui capita che ci siano queste duplicazioni. Proprio per poter permettere a dialetti diversi di essere compatibili. Oltre alle stringhe, in Java, in realtà dalla terza versione di Java, abbiamo anche le espressioni regolari che vengono descritte con slash
l'espressione, un altro slash ed eventuali flag. Quanti di voi sanno che cos'è un'espressione regolare? Ok, una minoranza, ma comunque. Allora, l'espressione regolare, brevemente, per tutti gli altri, è un modo sintetico di andare a descrivere una serie di possibili sequenze di caratteri. Cosa servono? Beh, sostanzialmente servono per andare a riconoscere delle sottostringhe non esatte, non precisamente definite, ma varianti di una sottostringa. Vi faccio qui l'esempio del numero intero. Io posso riconoscere un numero intero all'interno di una stringa con quell'espressione regolare. L'espressione regolare mi dice sostanzialmente che un numero intero può essere lo 0 da solo, oppure questa barra verticale mi dice che posso accettare due diverse possibilità, oppure i caratteri da 1 a 9, questo 1-9 racchiuso tra quadre vuol dire qualunque carattere tra 1 e 9. Seguito da qualunque carattere racchiuso, compreso tra 0 e 9, e questa è questa seconda quadra, e l'asterisco dopo mi dice che quest'ultimo carattere, tra 0, qualunque carattere tra 0 e 9, può essere ripetuto 0 o più volte. Quindi in questo modo io riconosco qualunque numero intero, che normalmente viene scritto senza gli zeri iniziali, all'interno di una sottostringa. Non entriamo ulteriormente nei dettagli. Le espressioni regolari sono molto utili in vari contesti per quello che dovremmo fare noi in maniera abbastanza limitata. Un'espressione regolare può inoltre essere seguita da alcuni flag, che sono sostanzialmente quei tre caratteri, I, G oppure M. I vuol dire ignora le differenze tra maiuscole e minuscole. G vuol dire fai una ricerca globale, non semplicemente non fermati alla prima occorrenza della sottostringa, e M mi fa una ricerca su più linee. Io una volta che ho definito una variabile di tipo espressione regolare, posso andare a chiamare due metodi che sono exec e test per andare a fare la ricerca dell'espressione regolare all'interno di una stringa. In questo modo. Immaginiamo di avere la nostra variabile x, come al solito, uguale parole e numeri. Voglio andare a definire la mia espressione regolare, quindi var, chiamiamola r, uguale, mettiamo esattamente quell'espressione regolare che ho scritto sopra, quindi 0, oppure i valori da 1 a 9, seguiti dai valori da 0 a 9, ripetuti, e mettiamo g. A questo punto io posso fare r punto
exec e gli passo la variabile x che contiene la stringa in cui andare a cercare l'espressione regolare. Quindi esegui quell'espressione regolare su quella stringa. Che cosa fa exec? Mi cerca un'occorrenza di quell'espressione regolare e me la trova. Vede che mi ha trovato 10. Se io chiamo un'altra volta exec, visto che ho detto che questa espressione regolare deve essere globale, procede dal punto in cui si è fermata, va avanti e cerca la prossima occorrenza e mi trova 30. Se io lo chiamo un'altra volta, mi dice null, non c'è più nessuna occorrenza all'interno di quella stringa. A questo punto in realtà è ripartita da capo, quindi se io chiamassi un'altra volta exec mi direbbe di nuovo 10. Quindi io posso andare a chiamare il metodo exec per andare a trovare tutte le occorrenze di stringhe che corrispondono a quell'espressione regolare. Questo è molto più potente come meccanismo rispetto a semplicemente andare a cercare la posizione di una sequenza di caratteri, perché io posso andare a cercare diversi numeri, non necessariamente lo 0 o l'1. Anche i numeri hanno dei metodi, per cui io posso ad esempio convertire un numero in una stringa e posso anche specificare la base. Decimale, esadecimale, binario, ottale, eccetera. Posso convertirlo in stringa utilizzando la notazione esponenziale, usando la notazione fissa, oppure con una certa precisione in termini di carattere, di cifre dopo la virgola. Qui, ad esempio, se ho la mia solita variabile x che è uguale a 3.14157, eccetera, posso scrivere var punto, non scusate, x punto to exponential e questo mi restituisce il valore numerico in notazione esponenziale, 3 punto e più 0. To precision posso mettere ad esempio 1 e questo mi restituisce semplicemente la prima cifra. Se voglio mettere 2, ne ho 2, eccetera. Tenete presente che in JavaScript semplicemente scrivere qualcosa tra doppi apici o anche singoli apici, abbiamo visto che è uguale, equivale a dire che quella è una stringa. Quindi io posso fare 15 punto to string 16. In realtà non me lo fa, dovrebbe convertirmi il numero nella base. Evidentemente questo non funziona.
faccio to exponential ci torniamo poi. Oltre ai metodi che io posso chiamare su una stringa, su un numero, su un'espressione regolare, esiste un oggetto speciale che si chiama math, che non ha altra funzionalità se non quella di avere una serie di metodi che corrispondono a tutte le funzioni matematiche trigonometriche, per cui abbiamo min, max, abbiamo le funzioni di arrotondamento, le funzioni di intero superiore e intero inferiore, le funzioni trigonometriche e la funzione random che genera un numero casuale. Anche queste possono essere utilizzate scrivendo math punto la funzione che ci interessa, radice quadrate eccetera. Ma questi sono sostanzialmente i caratteri, gli elementi fondamentali del linguaggio. Come possiamo fare output? Allora, un modo, se ci troviamo dentro un browser, è utilizzare il metodo alert dell'oggetto window. Quindi window.alert sostanzialmente apre una finestra di messaggio. Per cui questo codice qui, alert this message, produce questa finestra. Ovviamente cambiate il sistema operativo, cambiate il browser, cambia completamente l'aspetto della finestra, ma sostanzialmente è sempre quello. Console.log l'abbiamo visto prima, scrive un messaggio nella console. Allora, come l'abbiamo usato noi prima, ha poco senso, perché eravamo già nella console, quindi andare a scrivere console.log vuol dire semplicemente scrivere subito sotto. Ma se il codice che noi scriviamo è, ad esempio, all'interno di un tag script, console.log può essere utile per andare a scrivere dei messaggi informativi o messaggi di errore nella console. Questo permette di capire se c'è qualcosa che non è andato a buon fine. Oltre a console.log abbiamo anche console.error e console.warn. Se quello che noi vogliamo scrivere sulla console corrisponde a un messaggio di errore oppure a un semplice warning. Terzo modo di fare output è utilizzare il metodo document.write, che sostanzialmente cosa fa? Inserisce del codice HTML dentro una pagina, proprio dove sta il codice di script. Per cui, ad esempio, se io metto quella riga dentro un tag script, quello che ottengo è esattamente quel hello in rosso. In effetti queste slide che noi vediamo sono sostanzialmente pagine HTML e quel codice viene effettivamente eseguito, quindi quello io non l'ho scritto direttamente, ma viene generato da quel codice che vedete. Attenzione che il codice
deve essere eseguito durante la costruzione della pagina. Lo script che cosa fa? Legge l'HTML che corrisponde alla slide che vedete qui, trova un tag script con quel codice che vediamo, quel document write che vediamo, lo interpreta e lo esegue. E quindi esattamente dove si trova quel tag script, in realtà subito dopo, viene generato quell'hello. E poi prosegue, ad esempio, con quel warning e tutto il resto. Se noi da console, ad esempio, oppure dopo che la pagina è stata costruita completamente, quindi ad esempio in risposta a un click oppure a un load, se noi utilizziamo document.write in quel contesto, cosa succede? Che JavaScript sostanzialmente sovrascrive la pagina. E quindi, se voi mettete un document.write nella posizione sbagliata, perché viene eseguito non durante il caricamento della pagina, ma dopo, il risultato è che vi ritrovate con una pagina completamente vuota, salvo quello che avete scritto. Quindi attenzione a utilizzare document.write nel modo corretto. Proviamo a vedere come potrebbe funzionare document.write in una pagina reale. Vado qui, creo un nuovo file HTML, chiamo JavaScript 1. Punto HTML, così si vede un po' meglio. Allora, questa è la pagina HTML. Vabbè, WebStorm mi ha generato la struttura di base di una pagina HTML5, per cui qui possiamo andare a scrivere prove di JavaScript. Dentro il mio testo io posso andare a scrivere. Vedete che ho i suggerimenti di tutti i tag definiti per HTML5, quindi script. Completando il tag automaticamente mi viene messo anche il tag di chiusura, quindi è una programmazione assistita, quindi molto più comodo che andare a scrivere direttamente il codice. E qui dentro io posso andare a scrivere il mio codice JavaScript. Ad esempio, for int, scusate, far i uguale a 0, i minore di 5, più i, e qui posso scrivere document.write, ad esempio, li, più i. Cosa fa quello? Mi genera il tag li, quindi list item, seguito dal numero. Se vogliamo essere precisi, dobbiamo mettere anche le slash. Scusate, slash li in fondo.
Quello che mi manca ovviamente è un UL'. E uno slash UL dopo. Che cosa fa il browser? Quando legge questa pagina, arrivato al tag script, legge il codice HTML e lo esegue. Quindi quel codice HTML lì, in quella posizione lì, andrà a scrivere LA 1, 0, 1, 2, 3, 4. Quindi avremo un elenco puntato con i numeri da 0 a 4. Lo apro con Firefox. No, scusate, ma me l'ha aperto su un'altra pagina, che è questa. Vedete che qui ho esattamente quello che mi attendevo, quindi l'elenco puntato con i numeri da 1 a 4. Quindi io posso andare a generare dinamicamente il codice in questo modo. Capite che se io ho degli elementi ripetitivi, li posso tranquillamente generare con del codice. Di più, io potrei, tramite JavaScript, leggere i dati da un'URL e in base a quei dati scrivere il contenuto della pagina o parte della pagina. Quindi capite che le potenzialità sono enormi. Di più, non ne parleremo oggi, ma lo vedremo poi la settimana prossima, io posso andare tramite JavaScript a modificare il contenuto di una pagina HTML aggiungendo degli elementi o modificando il contenuto degli elementi. Questo mi permette in maniera assolutamente dinamica di cambiare il contenuto della pagina. Ok? Come vi dicevo prima, posso anche mettere un onload uguale, ad esempio, alert finito. Scusate, è meglio usare i singoli apici perché mi trovo dentro. La descrizione di un attributo che è descritto da doppi apici. Quindi se salvo questo e ricarico la pagina, mi esce il messaggio finito. Ovviamente è praticamente istantaneo perché il browser e il server che WebStorm ha fatto partire automaticamente si trovano sulla stessa macchina, quindi la velocità di comunicazione è la massima raggiungibile. Per il resto il codice è sempre lo stesso. Come vi dicevo prima, se qua invece di usare un alert andiamo a scrivere un document.write hello, me l'ha fatto.
Ah, scusate, ho scritto document invece di document. Vedete che nella console mi è stato messo il messaggio d'errore. Durante l'esecuzione del codice JavaScript, il browser si è accorto che c'era un errore e mi ha segnalato un errore di esecuzione. Vedete che ricaricando la pagina compare un hello che sostituisce tutto quello che c'era prima. E quindi il document.write va bene utilizzato così, non va bene eseguito dopo che la pagina ha completato il caricamento. Prossimo dettaglio, ma non tanto, sono le funzioni. E finora abbiamo scritto del codice molto semplice. In realtà io posso anche andare a scrivere delle funzioni. Le funzioni sono definite tramite la parola chiave function e restituiscono un valore con un return. Quindi, a differenza, ad esempio, del linguaggio C, c'è questa parola chiave function che serve per andare a dire che quella è una definizione di funzione. Ovviamente le funzioni sono fondamentali perché se vogliamo andare a riutilizzare del codice, invece di fare un copia e incolla 15 volte, scriviamo una funzione, con gli opportuni parametri e automaticamente abbiamo ottenuto lo stesso risultato con un minor sforzo. Per cui, ad esempio, questo blocco di codice, scusate, questo blocco di codice qua, che andava a generare un elenco puntato con i numeri, io potrei andare a toglierlo da qua e metterlo dentro una funzione. Allora, tolgo ovviamente questo onLoad che abbiamo visto che non funziona. Posso andare a scrivere una funzione function elenco. Qui potrei ad esempio andare a mettere un parametro n che è il numero di elementi per cui vedete che passo un parametro n che viene utilizzato per andare a definire quanti elementi mettere nella mia lista. Per cui la funzione così non fa nulla, io devo chiamare la funzione con il parametro 5 per ottenere esattamente lo stesso risultato di prima. Per cui io posso scrivere elenco di 5 e il risultato è esattamente lo stesso. Salvo. E vado a ricaricare la pagina, ottengo esattamente l'esempio di prima. Ovviamente ho il vantaggio che se invece di mettere 5 metto 10 e ricarico la pagina, a questo punto ho i numeri da 1 a 10. Quello che di solito si fa dentro una pagina HTML è di dichiarare le funzioni non direttamente lì, ma nella parte di head, quindi quassù, dentro dei tag tipo script. Per cui la funzione viene dichiarata lassù. E semplicemente
in mezzo alla pagina HTML trovo solo la chiamata. Quindi è un po' più compatto quello che vedo scritto nell'HTML, è perché ho spostato il codice lassù in alto. Se mi interessa tenere traccia delle operazioni che ho svolto, posso ad esempio dentro la mia funzione fare un console.log chiamato il metodo elenco con n uguale a per cui quando eseguo questa funzione mi verrà scritta quella linea sulla console. Di nuovo, se ricarico la pagina, quello che ottengo è esattamente lo stesso, ma nella console vedete che c'è un chiamato metodo elenco con n uguale a 10. Attenzione a non farvi ingannare sulla posizione della definizione della funzione, che è lassù, e la posizione in cui la funzione viene eseguita. La funzione viene eseguita quando viene invocata con elenco 10, cioè in quella posizione là, non viene eseguita lassù. Lassù viene semplicemente detto che elenco è il nome di una funzione che è fatta così. Per cui la posso chiamare lì, la posso chiamare tante altre volte, ma l'effetto, cioè il document.write, verrà eseguito in quella posizione. Per cui in questo modo ho la possibilità di definire dei frammenti di codice riutilizzabili più volte. Le funzioni in realtà in JavaScript sono un po' più di semplici funzioni perché possono tranquillamente essere dei valori. Quindi io posso definire una variabile double che è uguale a funzione di x dove il valore restituito è 2 per x. Quella dichiarazione function aperta tonda e parametri graffa mi dichiara quelle che sono chiamate funzioni anonime. È una funzione anonima perché non gli viene dato un nome direttamente. Quella funzione lì è un valore e il valore di quella funzione viene memorizzato dentro la variabile double. A questo punto, double può essere utilizzato come se fosse il nome della funzione. Per cui c'è questa caratteristica di Java in cui le funzioni possono essere valori di variabili. Questo ci porta a delle conseguenze molto importanti. Ad esempio, io posso avere una funzione che mi restituisce come risultato non un valore qualunque, ma un'altra funzione. Per cui io posso utilizzare quel nome double come se fosse il nome della funzione e fare una chiamata alla funzione. Se io cerco di stampare il valore di una variabile a cui è stato assegnato un valore funzione, il risultato è quello che vedete qua. Mi viene stampato il codice che corrisponde a quella funzione.
Vediamo qua cosa succede se invece di mettere uno script con elenco, lo faccio magari sotto, metto un script in cui invece di fare elenco 10 faccio document.write elenco. Se ricarico la mia pagina, quello che ottengo, vedete, è qua. Function elenco, console log, eccetera, eccetera. Il fatto che sia scritto così in maniera poco comprensibile è sostanzialmente perché è scritto tutto di fila, senza gli a capo e nient'altro. Se io voglio preservare gli a capo e un po' di formattazione, quello che devo fare è racchiudere il risultato dentro un tag di tipo pre. Pre, ricordate, sta per pre-formatted e mi riporta il codice esattamente come viene scritto. Vedete che adesso è scritto in maniera formattata correttamente. Riduco un po' il font. Vedete, function elenco, console log for in realtà mi ha modificato il codice che avevo scritto. Okay, quindi questo è il risultato dell'invocazione e questo è il risultato del contenuto della variabile elenco. Secondo voi perché qua c'è un i e poi c'è un virgolette quando il codice era scritto così? For i minore di n. Il trucco sta nel minore, che dentro la pagina HTML viene considerato come un tag. E quindi da lì fino al tag di chiusura, che c'è cioè la chiusura del tag che è quest'altro maggiore qua, il browser interpreta tutto quello come un tag. Cioè, da qui fino a qua. Questo è un tag e ovviamente non mi fa vedere nulla di quello che sta dentro il tag. E poi con virgolette, eccetera, poi questo qua viene interpretato con un altro tag e quindi non mi viene fatto vedere. E per cui questa parte di codice non viene mostrata. Allora, le funzioni in JavaScript definiscono quello che si chiama uno scope, un contesto, in cui è possibile definire delle variabili. Esattamente come in C, voi potete dichiarare delle variabili dentro una funzione e quelle variabili saranno visibili esclusivamente dentro la funzione, ma non all'esterno di essa. Quindi, quando io dichiaro una variabile, quella variabile appartiene a un particolare scope. Ovviamente io posso annidare uno scope dentro l'altro, quindi posso dichiarare una funzione dentro un'altra funzione. E le variabili che sono definite dentro uno scope non sono visibili all'esterno di questo scope. Esiste, oltre
ha lo scope che corrisponde a ciascuna funzione, anche uno scope che viene richiamato globale. Ad esempio, quando io scrivo dentro la console var x, quella variabile x non è definita dentro una funzione, è definita nel contesto globale. JavaScript permette di andare a scrivere dentro una variabile globale quando io assegno un valore a una variabile non dichiarata. Esempio. Guardiamo la funzione fg. Definisce una variabile x a cui assegna il valore 3. Definisce una variabile y, anzi, assegna il valore 2 alla variabile y senza definirla e poi restituisce x più y. Per cui, se io chiamo fg, il risultato sarà 3 più 2, 5. Il problema è che quel y uguale a 2 significa per JavaScript, visto che la variabile y non è definita nel contesto della funzione, crea una variabile globale y e dà il valore 2. Quindi, se io non dichiaro, mi dimentico di dichiarare una variabile con il var e la uso lo stesso, quel valore lì verrà reso globale e quindi visibile a tutte le altre funzioni. Questo potenzialmente è un problema perché se tutte le varie funzioni iniziano a scrivere le variabili globali, non si capisce più nulla. Quindi l'idea è cerco, per quanto è possibile, di attenermi alla disciplina di dichiarare le variabili prima di utilizzarle, in modo da non andare a inquinare quello che è il contesto globale. Fare questo è anche possibile utilizzare quello che si chiama lo strict mode, che è una modalità in cui JavaScript fa dei controlli ulteriori e impedisce tutta una serie di comportamenti un po' anomali, tra cui quello più importante è quello di andare a assegnare valori a variabili non dichiarate. Come faccio ad attivare lo strict mode? Basta che nella prima riga della mia funzione scriva tra doppi apici use strict. Se la prima riga della mia funzione è quella, automaticamente JavaScript, quando interpreta quella funzione, fa dei controlli aggiuntivi e in particolare mi vieta di andare a definire la variabile globale y1. Il risultato qual è? È che sostanzialmente mi viene dato un errore. Non riesco a trovare la variabile y1. Non è dichiarata. E quindi, a differenza di quanto fa per default, non mi scrive una variabile globale, ma mi dice che non è dichiarata. In generale, è buona norma nelle funzioni andare a mettere uno useStrict per evitare di andare a pasticciare con variabili globali senza sapere esattamente qual è poi il risultato. Perché capite facilmente che se io uso dei nomi molto comuni come x e y, è molto probabile che tante funzioni facciano tutte riferimento alle stesse variabili. Risultato, una funzione scrive e legge le variabili di un'altra funzione. Quindi è importante utilizzare la disciplina standard di dichiarare variabili prima di utilizzarle. Per avere un controllo
più stretto sul fatto che noi effettivamente facciamo questa, seguiamo questa disciplina, si può utilizzare useStrict. Un'altra caratteristica di JavaScript è che i punti e virgola che io ho messo in fondo a tutte le istruzioni in realtà non sarebbero strettamente necessari, basta una capa. Anche qui la raccomandazione è terminate le vostre istruzioni con un punto e virgola, per chiarezza, in modo che sia evidente dove finisce l'istruzione. Quindi se io rimuovo i punti e virgola lì, tutto funziona correttamente. Molto spesso, per evitare di andare a inquinare quello che è il contesto globale, si utilizzano delle funzioni cosiddette di scoping, di contesto. Guardate bene la sintassi che ho utilizzato qua. Aperta tonda, function, aperta chiusa tonda, graffa, chiusa tonda. Quindi tutta questa parte fino a questa graffa è un'espressione. Un'espressione che ha come valore una funzione, quella che ho dichiarato lì. Cosa faccio a quell'espressione? La chiamo aperta chiusa tonda. Quindi definisco una funzione anonima e la chiamo immediatamente. Qual è il risultato? Il risultato è che quella variabile x che io ho definito lì dentro resta dentro il contesto della funzione anonima. Quindi non verrà messa nel contesto globale. Se io non metto la function e la chiamata, x resta nel contesto globale. In questo modo invece x è dichiarata dentro una funzione, quindi appartiene al suo contesto. E quando la funzione termina, x viene persa. In questo modo io mantengo il mio contesto globale libero da tutte le variabili che in realtà a me servono solo temporaneamente. Nel contesto globale normalmente all'interno di un browser ci sono già un certo numero di variabili definite, quindi in generale è opportuno limitare il numero di quelle variabili, altrimenti esce fuori un pasticcio incredibile. Quindi le scoping function sono utili perché permettono di limitare la visibilità di quelle variabili alla funzione e una volta che la funzione è terminata, viene chiamata subito dopo, con quell'aperta e chiusa tonda, quelle variabili sono perse. Sono state utili per svolgere qualche attività, ma poi vengono perse definitivamente. Gli array in JavaScript sono degli oggetti. Io li posso dichiarare in quel modo, quindi con una serie di elementi tra quadre. E posso utilizzare le quadre per accedere ai singoli elementi. Gli array hanno dei metodi, in particolare hanno un metodo push che aggiunge un elemento in fondo, pop che rimuove l'ultimo elemento e lo restituisce, e join che semplicemente concatena tutti gli elementi dell'array
come stringhe mettendo un separatore. Poi gli array si usano normalmente come tutte le altre, come in tutti gli altri linguaggi, con le quadre accedendo ai singoli elementi. Prima di finire, esercizio per il prossimo giovedì. Definisco una variabile numeri che è uguale a 12, 45, 78, 43, 65, 98, 24. Scrivere il codice JavaScript che riporti i numeri su una riga di una tabella, stampi la media dei numeri. Quindi voi avete un input, io ve l'ho dato come una variabile, poi in realtà potrebbe arrivare, poi vedremo come è possibile farlo da un inserimento da tastiera o da un file. Quello che dovete fare è scrivere il codice JavaScript che prenda quei numeri e li metta su come elementi dentro una tabella, un numero per ogni cella della tabella, e calcoli la media, ovviamente, e la stampi. Quindi ovviamente dovete utilizzare un document.write per andare a costruire tutto il codice HTML, più un po' di codice per andare a manipolare quella stringa, spezzettarla nei singoli elementi, andare a iterare sugli elementi, eccetera. Direi che abbiamo fatto queste 2 ore super concentrate di Java. Meditateci, provate a giocare un po' con Java e giovedì vediamo altre caratteristiche un po' più avanzate.